Ben ritrovate sul nostro canale YouTube. Oggi parlerò di Jacques Doucet. Nella Belle Époque, indossare un abito Jacques Doucet era considerato un vero lusso. Questo couturier fu insieme a Worth uno dei padri del haute couture. Nato a Parigi nel 1853, iniziò molto presto a lavorare nella Maison del Nono, che si occupava di lingerie, lenzuola, pizzi e articoli di merceria. Da giovane era diventato un grande pittore, ma decise poi di mettersi a lavorare nella moda nel salone fondato dal nonno. Lo gestì fino a farne un'azienda di enorme successo. Lo affascinava il lusso e per questo i suoi abiti dalle tinte pastello erano decorati con pizzi, ricami e applicazioni. Anche quando la Parigi elegante era da tempo orientata verso la semplicità. La combinazione di colore del blu accentata con il turchese era una delle mariage preferite del designer. Questo tipo di abbigliamento sembrava studiato apposta per vistose entrate in società. Era amato soprattutto da quelle signore che volevano attirare l'attenzione dei uomini agiati. Ma lo stile da lui elaborato con grande cura, prezioso e elegante, era prodotto destinato a scomparire, ispirato com'era alla moda elegante del XVIII secolo. La Grande Guerra cambiò tutto, le donne si emanciparono, trasformando il loro modo di pensare e soprattutto lavoravano e praticavano sport. Il vecchio Doucet sembrava rimasto fermo nel suo tempo insieme alle sue creazioni. Tuttavia, continuò a lavorare e nel 1926 chiese ad artisti e scultori cubisti di decorare il suo atelier, chiamandolo Hôtel Particulier. Per oggi è tutto, alla prossima!